ANCE e Confindustria Siracusa ospitano imprenditori maltesi. Una delegazione di 11 imprenditori maltesi del MDA per instaurare rapporti di collaborazione con i nostri imprenditori è stata ospitata da ANCE Siracusa e Confindustria Siracusa nella sede di Viale Scala Greca. La delegazione è accompagnata da due rappresentanti del governo maltese. Erano presenti a Siracusa anche investitori e imprenditori del settore turistico. La giornata ha visto nella mattinata la parte istituzionale delle presentazioni, nel pomeriggio gli incontri B2B per approfondire la conoscenza e l'interlocuzione tra gli imprenditori per possibili collaborazioni da sviluppare. Oggi un importante evento a Siracusa, quello di un incontro della delegazione maltese, 11 imprenditori con due rappresentanti del governo maltese, dove naturalmente hanno una sinergia con la provincia di Siracusa per creare i presupposti di uno sviluppo univoco con Malta e la provincia di Siracusa. Il vicepresidente dell'ANCE Siracusa, Giuseppe Santoro, il quale naturalmente ospita in questo momento la delegazione maltese. Un importante evento, cosa vuol dire il merito? Abbiamo avuto l'occasione, dato che domani ci sarà un incontro della delegazione maltese a Siracusa, di creare questo primo incontro per sviluppare un partenariato, così come già la delegazione maltese sta facendo su Ragusa, per cominciare attraverso una prima iniziativa, cominciare a creare un rapporto per sviluppare, visto che gli amici maltesi hanno molte iniziative e noi riteniamo un grosso know-how e possiamo collaborare con loro, e nello stesso tempo loro possono pensare di investire i grossi capitali che in questo momento si trovano su Malta e noi collaborare in tutto lo sviluppo sia di Malta sia dei cugini siciliani, che quali siamo noi, possiamo dire siamo le due piccole medie e piccole isole che collaborano da sé. Presidente Sandro Macchituti, c'è un filucci che lega moltissimo il territorio di Siracusa nella storia con Malta. Questo filucci, diciamo, lo vogliamo un attimo adesso in sinergia collegare nell'attualità imprenditoriale, nello sviluppo economico del Mediterraneo. In questo contesto avete già dei programmi, dei presupposti per creare dello sviluppo univoco con la provincia di Siracusa? Noi siamo qui oggi con l'iniziativa degli ANCE per incontrare, per collaborare insieme, per trovare la sistema, la politica giusta per arrangiare ai nostri membri di collaborare insieme, di lavorare insieme a Malta e in Siracusa. Spero, ho fiducia che questo incontro sarà molto positivo. Confindustria Siracusa, nell'ottica di rilancio dell'economia provinciale, che come sappiamo ha avuto una caduta libera negli ultimi 10 anni, quindi nell'ottica di questo quadro abbiamo ben pensato di raccordarci con i nostri, io oso chiamarli cugini maltesi perché ci distanziamo da loro solo 94 miglia marine, quindi ben poco, per raccordarci, per coniugare le nostre esigenze. Come sapete tutti, Malta è in un momento di forte sviluppo, si parla di un investimento di 700-800 milioni di euro l'anno per ricostruire strade, apparati pubblici, palazzi pubblici, devono rifare la linea elettrica, le linee telefoniche, perché ancora, come sapete, i cavi elettrici passano con i pali via aerea e invece vanno messi sottoterra con le canalette di servizio, eccetera. Peraltro c'è anche un forte interesse da parte di Malta a recepire quanto più imprese possibili per una ricostruzione più o meno rapida, per adeguarsi a quelle che sono le città metropolitane europee. Quindi noi abbiamo ben visto di raccordarci con loro per dare un'opportunità maggiore a quelle che sono le nostre aziende associate, compatibilmente ai lavori di edilizia e
anche alle imprese marittime per la costruzione, perché parliamo di un'isola, quindi c'è la necessità di costruire porti, c'è necessità di costruire non so, porti turistici, porti commerciali, e l'associazione degli industriali di Siracusa è ben ferrata su questo argomento, con fior di aziende che hanno negli ultimi 50 anni costruito perfino il polo petrolchimico della provincia di Siracusa, che è il più grande d'Europa, come tutti sappiamo, che dà la massima aliquota di export regionale e incide moltissimo anche su quello nazionale.